Questa mattina è arrivata a Napoli una nave con circa 240 migranti di diverse nazionalità, molti nuclei familiari, molte donne e bambini, qualche donna incinta e circa 37 minori non accompagnati. Camerun, Eritrea, Uganda, Iran, Iraq, Somalia, sono diverse le nazionalità. Il Comune di Napoli, come sempre, è in prima linea. Ci prenderemo cura dei minori non accompagnati che saranno ora collocati presso l'ospedale del mare e poi piano piano smistati. In particolare ci sono due bambini piccoli, c'è una bambina di 7 anni che verrà collocata in una delle nostre comunità di accoglienza. Sul luogo sono presenti i servizi sociali, i mediatori culturali e poi il Comune di Napoli, oltre ad aver affidato a una cooperativa la gestione della presa in carico dei 37 minori non accompagnati, si è anche occupato di mettere a disposizione le toilette chimiche e tutti i pasti per le 240 persone che abbiamo accolto sul molo. Dobbiamo dire che c'è una forte sinergia grazie al tavolo che ha creato la prefettura con l'ASL, la Regione Campania, la Croce Rossa e la polizia, la questura, la procura dei minori, con la quale, con questo tavolo, ne stiamo lavorando in ottime condizioni e riusciamo a gestire nella maniera migliore anche delle situazioni così precarie e anche in breve tempo.